Passato qualche giorno dalla partita con l'Empoli, dai fischi dei tifosi al 91esimo, quanto hanno fatto male a Bizzarri proprio le contestazioni dei tifosi dopo lo 0-4 dell'Adriatico con l'Empoli? Bueno, innanzitutto la contestazione è stata meritata, perché sinceramente abbiamo fatto una partita molto brutta, bruttissima, però ricevere uno schiaffo del genere a tempo tante volte fa anche bene. La squadra sa che deve migliorare, che deve cercare anche di ritrovare nella gente l'entusiasmo che c'era a principio del campionato. Per quello siamo venuti oggi qua, un po' in rappresentazione della squadra, a mettere la faccia, che tante volte in questi momenti magari non è molto, molto carino, no? Perché, però noi ci tenevamo a venire a avere un incontro con i tifosi, a dirvi che noi abbiamo bisogno di loro, di che questa strada che dobbiamo, quell'obiettivo che dobbiamo raggiungere si fa insieme, e che, bueno, che l'entusiasmo e le armi che c'ha questa squadra ci sono per salvarsi. Abbiamo tempo ancora, siamo a 3 punti, mancano 25 giornate e bisogna migliorare, stiamo lavorando per quello e niente, andare avanti, non ci sono altre strade. Secondo te cosa deve cambiare per le prossime partite? E poi un'altra domanda, questa vittoria che non arriva comincia a rappresentare un peso difficile da mandare giù? No, diciamo che, ossia, la squadra c'ha tante cose per migliorare, soprattutto nella compattezza, perché è una squadra che prendiamo troppi gol, è una squadra che si deve salvare, secondo me non devi prendere tanti gol, quindi diciamo che questa settimana stiamo lavorando tantissimo su quello. Ci sarà questa partita con la Juventus, allo Juventus Stadium, una gara che ovviamente regala grandi stimoli, e troverai di fronte un grande portiere come Gianluigi Buffon. Sì, bueno, già l'ho trovato in altre circostanze, no? Però bueno, sinceramente andare a giocare lì è un entusiasmo molto grande, però data la circostanza della squadra io penso che è una partita che si carica da sola, perché al di là del rivale questa squadra ha bisogno di alzare un po' le immagini che ha lasciato l'ultima giornata e soprattutto di fare punti, quindi per me lo più importante sarà fare punti, al di là che se giochiamo con la Juventus, con qualsiasi squadra nel calcio, niente è impossibile, quindi noi dobbiamo andare lì convinti di che possiamo fare punti.